38 furti, 4 anni che è chiuso qui come nell'ergastolano, secondo lei che è? Mi dica, dove erano le istituzioni fino adesso? Dove erano? Questo stiramento qui, dove era fino adesso? Ci voleva il morto. 4 anni, è stato in TV, ha denunciato da tutte le parti. Finora chi è che l'ha difesa? La gente tutta con lui, al fianco di Freddy Pacini, il gommista di Monte San Savino, che ha sparato al ladro e lo ha ucciso dopo aver subito 38 colpi. L'uomo esasperato stava dormendo all'interno della sua azienda savinese proprio dopo gli innumerevoli furti. Nessuna festa, Natale, lui era sempre qui, Pasqua era sempre qui. Questa è la sua storia, insomma. Penso che le istituzioni sono mancate, questo è importante dirlo. Sono qui proprio per dare un minimo di solidarietà per il fatto che è una persona senza nessun tipo di rancore verso nessuno, senza violenza e soltanto, credo, esasperazione di queste situazioni che certe volte portano a queste conclusioni qui. Perché uno che lavora deve venire, cioè ti svegli così e ci trovi questi disgrazie? Non è possibile. Non si campa più, non va bene per niente. Cioè, perché è così? L'appello che io faccio è che sinceramente, al di là della solidarietà, della tristezza, diciamo, immane di questo tragico episodio per una comunità tranquilla come la nostra, è che effettivamente il governo dia le risorse, pensi che veramente anche tutto il gruppo, diciamo, delle forze dell'ordine hanno bisogno di essere implementate e di poter, perché noi comuni alla fine abbiamo poche risorse. Solidarietà anche sui social, è infatti nato da poche ore ma già conta migliaia di iscritti il gruppo Facebook Io sto con Freddy, in segno di solidarietà al gommista. Non c'è da fare tanti discorsi, secondo me, occorre fare una fiaccolata, noi, tutta l'intera comunità di Monte San Savino è anche allargata, deve fare una fiaccolata di solidarietà e di contribuzione più che altro. Anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, questa mattina ha scritto un post. Dopo il decreto Salvini, scrive su Facebook, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla legittima difesa. Io sto con chi si difende. Entrare con violenza in casa, nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l'aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia. La mia solidarietà al commerciante toscano derubato 38 volte in pochi mesi. Conti su di noi, conclude Salvini.